Un uomo arriva a casa sua e poi nota che sua moglie incinta dormiva sul divano. Quindi inizia ad arrabbiarsi per questo e poi prende a calci i piedi della donna, facendola svegliare. Poi chiede perché l'uomo l'ha fatto e ha detto che ogni volta che tornava a casa sua moglie dormiva. Poi le chiede se si fosse almeno preparata il pranzo, ma la donna dice che non aveva potuto preparare il pranzo. Dice che aveva delle cose pronte, ma che l'uomo aveva ancora bisogno di prepararsi un po'. L'uomo poi dice che non poteva farlo, perché era in ritardo e che lei non ha mai fatto niente per lui. Ma la donna dice che non poteva preparare il pranzo, perché aveva molto dolore e doveva sedersi per un po'. Poi chiede se l'uomo potrebbe aiutare un po' dato che era incinta, ma l'uomo dice che ha sempre inventato delle scuse per non fare nulla. Dice che ha sempre fatto quel genere di cose, che ora che era incinta, lo stava usando come scusa. Poi le chiede della sua camicia che doveva indossare e le chiede se l'avesse già lavata, ma la donna dice che soffriva molto. Poi dice che non gli importa e le chiede se gli ha lavato la camicia, ma lei dice che non poteva lavargli la camicia. Poi chiede cosa avrebbe fatto ora visto che aveva bisogno della sua maglietta per andare al lavoro, ma la donna dice che stava soffrendo molto. L'uomo ha poi detto che avrebbe cercato di sistemare le cose, ma che il giorno dopo non voleva che accadesse nulla di tutto ciò, che avrebbe dovuto fare il suo lavoro. Poi dice che sarebbe andato a lavorare e che quando sarebbe tornato lei avrebbe dovuto fare le pulizie di casa e che lui non voleva più sentire le sue scuse. Poi si chiede perché ha dovuto affrontare quella situazione. Ha detto che non poteva più sopportare quella situazione, perché non aveva nessuno che l'aiutasse. Qualche tempo dopo, la donna è sdraiata sul divano quando arriva l'uomo con in mano dei vestiti. Ha poi detto che non poteva più sopportare quella situazione e poi dice che avrebbe dovuto lavare quei vestiti. Dice che, compresa la camicetta bianca che le aveva chiesto di lavare, non l'aveva ancora fatto. Poi chiede come andrebbe a lavorare senza quel top. La donna poi dice che sapeva di averne un altro quasi asciutto che lo aspettava in lavanderia e che tanto valeva finire di stirarlo con il ferro da stiro. Ha poi detto che aveva già chiesto all'uomo di aiutarla nelle faccende domestiche, poiché era incinta, ma l'uomo non ha mai fatto nulla per aiutarla. Lei poi dice che da sola non sarebbe in grado di fare tutto, ma l'uomo dice che i lavori di casa li doveva fare lei, perché lui si è già dato da fare per portare i soldi a quella casa. Poi dice che lei lo stava prendendo in giro perché pensava che avrebbe già fatto il bucato. Ha poi detto che aveva chiesto a suo marito di lavare solo i vestiti che avrebbe indossato per il suo lavoro in modo che potesse indossarli. Poi dice che era incinta e non poteva fare tutto da sola, ma l'uomo inizia a urlarle contro e le dice che non era malata e che avrebbe dovuto saperlo, dato che la gravidanza non era una scusa per lei per non farlo fare i compiti per casa. L'uomo allora getta i panni sporchi alla donna e dice che si sarebbe sdraiato per un po', perché era stanco, ma che quando si è svegliato voleva che fosse tutto pulito. La donna, poi, è molto triste per quello che stava accadendo lì e dice che voleva che suo marito riuscisse a rimanere incinta, per fargli capire cosa stava passando. Dice che così lui capirebbe il peso che si portava con quella gravidanza, perché non riusciva nemmeno a reggersi in piedi da sola. Dice che quel bambino cresceva ogni giorno e che non sapeva perché doveva affrontare tutto questo da sola, senza l'aiuto del marito. Poi si è chiesta perché suo marito non potesse aiutarla in quella situazione. Qualche tempo dopo, la donna si siede con grande difficoltà e inizia a scrivere qualcosa su un quaderno. Più tardi, esce dalla sua stanza con una valigia e poi inizia a guardarsi intorno. Con uno sguardo molto triste sul viso, inizia a guardare la sua casa e poi inizia ad allontanarsi. Qualche tempo dopo, l'uomo torna a casa e inizia a chiamare sua moglie, chiedendole se il pranzo è già pronto. Poiché nessuno risponde, inizia a preoccuparsi, e poi nota un taccuino sopra il divano. Poi ha letto quello che c'era scritto sul foglio. C'era un messaggio che diceva che la donna ed era andata in un posto migliore,
perché non poteva più sopportare tutti i maltrattamenti che l'uomo le faceva. Ha poi detto che aveva bisogno di prendersi cura di suo figlio e che ora erano solo lei e suo figlio. Ne è quindi molto sorpreso e si chiede dove potrebbe andare. Si chiede dove potrebbe trovare un posto migliore della loro casa, perché quello era il posto migliore in cui potesse essere. Dice che ha lavorato sodo per mantenere sua moglie e che a lei non è mai mancato nulla. Disse che non le erano mai mancati né i vestiti né il cibo. Si chiede come una donna possa avergli fatto questo e dove sia potuta andare. Poi ha detto che non avrei perso sua moglie e suo figlio. Continua ad aspettare che qualcuno risponda, ma nessuno risponde. Quindi decide di chiamare di nuovo. Quindi chiama di nuovo e le chiede di rispondere al telefono, ma poiché nessuno risponde, si sente molto frustrato. Ha poi detto che sarebbe andato a cercarla perché non voleva perdere sua moglie. Quindi inizia a guardare in fondo alla strada e inizia a urlare il nome di sua moglie e le chiede di tornare. Più tardi riesce a raggiungere la donna e le si avvicina e le chiede dove stesse andando. L'uomo ha poi detto che era felice di incontrarla. E poi la donna ha detto che sarebbe andata da qualche parte, purché quel posto fosse lontano dall'uomo. L'uomo poi si scusa e le chiede di tornare a casa, ma lei dice che non sarebbe tornata, perché voleva solo che tornasse la sua cameriera. Ha poi detto che amava la donna, ma lei dice che se l'uomo l'amava, l'avrebbe aiutata nelle faccende domestiche. Dice che l'uomo non voleva assumere nessuno per aiutarla e che nemmeno lui voleva aiutarla. Cerca di dire altro. La donna dice che, come aveva detto, non era incinta, ma che l'uomo aveva bisogno di capire che aveva bisogno di riposo in quel momento. Dice poi di aver sempre rispettato l'uomo e gli chiede se non abbia mai pensato ai momenti trascorsi insieme prima della gravidanza. Poi chiede se l'uomo non ricorda tutto quello che avevano passato insieme. E poi l'uomo dice che gli dispiaceva e le chiede di tornare insieme a suo figlio. Ma la donna dice che quel bambino ora era solo suo. L'uomo poi le chiede di non farlo, ma lei dice che non lo faceva più con la sua famiglia. Poi le chiede di tornare a casa, ma la donna dice che se lo facesse, perderebbe suo figlio e che non voleva che accadesse. Ha poi detto che aveva bisogno di lei, ma la donna dice che non aveva bisogno di lei, ma di una domestica. Ha poi detto che non erano ancora sposati, ma la donna dice che era sua moglie, ma che l'uomo aveva fatto un casino. L'uomo poi dice che amava moltissimo la donna, ma lei dice che non l'ha fatto. Dice che l'uomo amava la moglie che aveva a casa e che lei gli lavava i vestiti e gli cucinava da mangiare. Poi le chiede di tornare a casa, ma lei dice che aveva perso la sua occasione, perché non sapeva come approfittarne. Poi se ne va e dice all'uomo di trovargli una domestica, così potrà vivere da solo. Poi se ne va, dice a suo figlio che adesso erano soli e che sarebbe andato tutto bene.